Siamo di nuovo nel salone del Museo della Civiltà Contadina di San Nicola alla Strada e siamo con il presidente del Movimento Strada Nuova di San Nicola alla Strada, Giuseppe Stellato. Dottor Stellato, gli obiettivi di questo movimento con questa festa di stasera? Gli obiettivi del nostro movimento sono quelli di dare un aiuto concreto all'amministrazione di questa nostra bella città, un aiuto importante, perché questa città purtroppo negli ultimi anni, io lo ripeto sempre questo, purtroppo negli ultimi 15 anni è stata un pochettino abbandonata a se stessa. Questa città era una delle più belle della provincia di Caserta e noi con il nostro impegno, con l'impegno di tutti i cittadini sannicolesi, e già ci hanno dato una grande prova durante le ultime elezioni comunali, il nostro movimento ha preso quasi 2.000 voti e quindi 2.000 persone che hanno creduto in noi. Noi abbiamo un impegno importantissimo, non deludere queste persone. San Nicola deve rinascere con l'impegno nostro, con l'impegno di tutti. Sappiamo che è molto difficile perché i problemi sono tantissimi, però piano piano cercheremo di portare avanti il nostro programma. Allora, dottor Stellato, oggi viviamo un periodo molto difficile e il lavoro è una problematica molto critica. Ecco, il movimento sarà anche un canale per i giovani e si impegnerà per la crescita giovanile di questi giovani di San Nicola alla Strada? Ogni politico, no, io faccio politica da pochissimo tempo, ma ogni politico che si rispetti parla sempre dei giovani, mette i giovani in prima linea, in teoria. Nei fatti, nella pratica, non succede mai così. Allora, se il futuro è dei giovani, noi dobbiamo dare un futuro, ci dobbiamo impegnare che questo futuro sia veramente dedicato a loro, dobbiamo dare spazio a loro, perché i giovani sono il nostro avvenire, non li possiamo deludere. Oggi c'è la cosa più importante è far ripartire la nostra città con le cose più banali. Le cose più banali, oggi anche la buca nella strada, qualche altro piccolo problema, dobbiamo ripartire da queste piccole cose, poi piano piano dobbiamo pensare a loro, ai giovani, perché loro hanno bisogno di noi come noi abbiamo bisogno di loro. Dottor Stellato, vuole lanciare un messaggio a quei giovani che non credono più nella classe politica? Purtroppo a loro do ragione, ci devono credere, ci sono ancora persone che si vogliono impegnare, loro ci devono ricredere perché altrimenti finisce tutto. Io credo che con l'impegno di noi un pochettino più anzianotti e con il loro impegno, ognuno di noi ha dei figli giovanissimi e ognuno di noi vuol vedere il proprio figlio, la propria figlia emergere nel lavoro, nello studio, noi ci dobbiamo dare una mano, non li dobbiamo deludere, perché se deludiamo i giovani ce la prendiamo anche con i nostri figli. Ringraziamo il dottor Stellato per averci concesso l'intervista. Dal Salone del Museo della Civiltà Contadina di San Nicola alla Strada è tutto.